Io credo che quando si dà vita a una struttura, si fa partire una struttura di questa importanza, è una festa per un quartiere, è una festa per il municipio, è una festa per tutta Roma. Finalmente. È l'esclamazione più utilizzata questa mattina da operatori e cittadini che hanno assistito all'inaugurazione del nuovo mercato di Piazza Tolosetto Farinati degli Uberti a Ostia Levante, a pochi passi dalla Guardia di Finanza. Il nuovo plateatico di quasi 3.000 metri quadri e suddiviso in 38 box oggi ha visto ufficialmente la luce. Ci sono voluti 3 anni di tempo a causa di alcuni momenti di fermo per motivi tecnici e burocratici, ma la volontà dell'amministrazione municipale capitolina hanno portato al compimento dell'opera, costata circa 1.825.000 euro, reperiti a metà tra municipio decimo e dipartimento alle attività produttive del Comune di Roma. Grande soddisfazione per l'assessore ai lavori pubblici del decimo municipio, Olive, che si è impegnato per anni per mandare avanti il progetto del mercato, assieme all'assessore alle attività produttive, Davide Bordoni, anch'esso felice oggi di aver tagliato il nastro inaugurale e che ha spiegato, insieme al sindaco Alemanno, dell'importanza del piccolo commercio e del contatto umano che da sempre caratterizza i mercati rionali. Diciamo un intervento di riqualificazione importante che i cittadini aspettavano da 30 anni. Veramente ho detto nel mio intervento una cosa vergognosa, lavorare in quel mercato su sede impropria. Finalmente il sindaco ci ha dato retta reperendo circa 1.800.000 euro. Abbiamo superato una serie di problemi burocratici, amministrativi, dal cambio di piano regolatore, da tutta una serie di paletti legati anche alla finanza. Finalmente ci siamo riusciti, oggi dotiamo Ostia di un mercato annonario moderno, sia per gli operatori che per i consumatori. Un grande risultato per questa città e per questo quadrante di Ostia. Quindi non soltanto ovviamente il grande commercio, è importante invece ritornare al contatto. Assolutamente, perché il mercato ha un grande valore anche culturale e sociale. All'inaugurazione presente anche il presidente del decimo municipio, Giacomo Vizzani, e Don Plinio, che ha benedetto la struttura e tutti gli operatori che vi lavoreranno. All'arrivo del sindaco qualche polemica da parte di alcune persone in carrozzina che hanno chiesto al sindaco di migliorare alcuni aspetti della struttura che non permetterebbe loro di muoversi completamente in libertà. Sia il sindaco che Olive hanno assicurato che ogni barriera sarà eliminata permettendo a tutti di fruire facilmente degli spazi del mercato. Non solo il vecchio mercato sarà presto abbattuto e l'area trasformata in parcheggio che servirà, assieme a quello nuovo a ridosso della struttura inaugurata oggi, per i clienti del mercato e per la cittadinanza della zona. Infine è stata inaugurata anche la rotatoria di Piazza Corsi e a breve, ha annunciato Olive, insieme al rifacimento dei marciapiedi nascerà una nuova rotatoria subito prima del cavalcavia Attico Tabacchi.